Mamma, il lupo ha preso Cataleia. Al centro dell'attenzione degli inquirenti, impegnati nelle indagini sulla scomparsa di Cataleia Ciclo Alvarez, soprannominata Cata, avvenuta il 10 giugno scorso nell'ex hotel Astor di Firenze, si trova ora questa singolare frase pronunciata da un'amichetta di Cata poco dopo la sua scomparsa. Le due bambine erano state viste giocare insieme, ma in un momento cruciale Cata sembrerebbe essere stata trascinata via da un individuo che veniva definito il lupo. La domanda sorge spontanea: perché questa testimonianza di cruciale importanza emerge solo ora? Sembra che ciò sia dovuto a un malinteso iniziale. Immediatamente dopo la misteriosa sparizione della bambina, la madre di Cata, Catherine Alvarez, preoccupata per il fatto che sua figlia stesse giocando con questa piccola amica, si era recata nella stanza occupata dalla famiglia di quest'ultima. Tuttavia sembra che la madre dell'amichetta non avesse compreso appieno le parole della figlia e aveva erroneamente riferito che le due bambine si erano separate dopo una lite. La madre, in sostanza, aveva frainteso il fatto che sua figlia fosse stata coinvolta in un litigio con Cata, cosa che l'aveva spinta ad andarsene e a esprimere poi il suo disappunto con Cata per il presunto scontro. Tuttavia, molto probabilmente, non c'era stato alcun litigio tra le due bambine. La piccola potrebbe invece essere stata testimone oculare dell'abduzione di Cata. In un primo momento Catherine Alvarez non aveva attribuito molta importanza a questa strana storia del litigio. Tuttavia, riflettendo sulla questione e conoscendo bene sua figlia, ha poi realizzato che la testimonianza potrebbe essere fondamentale. Mi sembrava strano perché mia figlia di solito non litigava, non picchiava nessuno. Pertanto è possibile che l'amichetta di mia figlia volesse comunicare a sua madre di aver assistito a un conflitto, dove qualcuno aveva afferrato il braccio di Cata e l'aveva portata via, qualcuno che nel suo immaginario infantile poteva essere interpretato come un lupo cattivo. In sintesi, sembra che la piccola abbia potuto essere testimone dell'abduzione di Cata mentre entrambe si trovavano nel corridoio. Ora la domanda è: chi potrebbe essere stato l'artefice di questo rapimento? La madre di Cata ritiene che ci sono molte persone che sanno molto di più su questa storia e non parlano. In merito a questo, la procura intende interrogare una donna che afferma di aver sentito chiamare la piccola Cata poco prima della sua scomparsa. Secondo i genitori di Cata, questa testimone è tra coloro che potrebbero non aver raccontato tutta la verità. Nel frattempo i genitori della bambina sono ritornati nell'ex albergo Astor, dove tutto è accaduto, per cercare eventuali tracce della figlia. Stanno cercando di ricordare eventuali dettagli aggiuntivi che potrebbero essere utili e di concepire possibili scenari di come gli eventi abbiano potuto svolgersi. Il loro consulente, l'ex generale del RIS di Parma, Luciano Garofano, insieme all'avvocato Filippo Zanasi, si sono dichiarati soddisfatti dei risultati ottenuti durante l'ispezione che è durata 2 ore. Nel frattempo, la Procura di Firenze sta portando avanti ulteriori indagini. Recentemente, il genetista Ugo Ricci è stato incaricato di cercare il DNA su alcune valigie confiscate a 3 occupanti dell'Astor, 2 peruviani e 1 rumeno, e nei rubinetti dei bagni in cui vivevano 2 zii di Cata. Queste 5 persone sono sotto esame. Si tratta di Abel Alvarez Vázquez, zio materno, già in detenzione per il presunto coinvolgimento in un racket legato agli alloggi nell'ex hotel da cui Cata è scomparsa, e Marlon Edgar Ciclo, zio paterno di Cata. Gli altri soggetti indagati sono Alberto Dinu Sorin, di nazionalità rumena, Rosemary Puilco Oquendo e Charlene Gilary Waman Oquendo, entrambe peruviane e di 26 anni. La pista che la Procura di Firenze sta seguendo con convinzione è quella del sequestro di persona a scopo di estorsione. Gli investigatori hanno raccolto diversi elementi che li hanno condotti a questi sospettati. In particolare, il 10 giugno scorso, giorno in cui Cata è stata rapita, le telecamere di sicurezza posizionate davanti all'ingresso dell'ex hotel occupato hanno ripreso 3 dei soggetti sotto inchiesta che uscivano con un borsone e 2 trolley, che, a giudizio degli investigatori, avrebbero potuto essere utilizzati per nascondere la bambina. Pertanto stanno cercando il suo DNA all'interno di un borsone celeste sequestrato il 17 giugno scorso ad Alberto Dinu Sorin, in un trolley di colore celeste confiscato a Rosemary Puilco Oquendo
e in un terzo trolley sequestrato a Sherlyn Gillary Waman Oquendo. Inoltre ci sono altri oggetti che verranno sottoposti ad analisi, tra cui tre tamponi contenenti presunta sostanza ematica, prelevati dai rubinetti dei bagni delle stanze 104, 201 e 203 durante le operazioni condotte l'11 giugno scorso. Questi possibili segni di sangue potrebbero appartenere a Kata? Per risolvere questo interrogativo, l'Hotel Astor sarà oggetto di un'indagine ancora più approfondita. Verranno condotti scavi per escludere la possibilità che la bambina possa essere sepolta all'interno della struttura. Dall'altra parte, non ci sono testimonianze che abbiano visto Kata uscire dall'edificio quel giorno. L'ultima immagine che la ritrae risale alle 15:13, quando una telecamera la inquadrò fuori dal cancello in compagnia di altri ragazzi. Successivamente rientrò nell'hotel. Da quel momento in poi le sue tracce si sono definitivamente perse.